Io vi dico qualche breve pensiero e vi dico intanto, lei ho sentito adesso, forse in maniera un po' discontinua, che lei citava la Cina comunista. Intanto definirla comunista probabilmente è un insulto anche per la parola comunismo, qualunque cosa se ne possa pensare, perché in realtà questa Cina di Xi Jinping è in realtà il luogo a cui un grande capitale internazionale ha delegato il monopolio della produzione industriale. Cioè nel disegno del nuovo ordine mondiale la Cina deve diventare l'unico produttore di ogni bene industriale possibile. Quindi noi in Italia non siamo, non dico più in grado di fare un cambio automobilistico, cosa che facevamo già negli anni 50, ma neanche più un cacciavite, perché tutto deve essere prodotto in Cina. E tutto quello che viene prodotto in Cina produce una plusvalenza economica che deve essere reinvestita nel debito americano attraverso un deep state planetario che passa attraverso la banca Rothschild, Rockefeller, Soros, Warburg, Bill Gates, eccetera, 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 le cose che sapete bene. Allora, in questo equilibrio planetario, la Cina ha svolto, rispetto a questa finta pandemia planetaria, concordo dalla prima all'ultima parola di quelle che lei ha detto e che ho sentito, e non voglio Grazie. ritornarci, Lei perché non deve essere considero. che è un fiume in piena, quindi vada a ruota libera e ci spieghi che cosa sta sostanzialmente Vi spiego cosa sta succedendo. succedendo adesso, vi spiego cosa sta Ma succedendo nel adesso. mondo, vada. Sta succedendo la seguente cosa, quindi voi fate benissimo a prendervela con quell'avvocaticchio di Foggia che è l'attuale Presidente del Consiglio, messo lì da Grillo e dal Deep State planetario, fate benissimo a prenderla col Bibitaro, fate benissimo a prenderla col vecchio PD dove sono messi insieme il peggio del PC e della DC, fate benissimo. Però purtroppo non vorrei deludervi dicendovi che il disegno è un disegno planetario. Ed è un disegno planetario che in questo momento prevede la seguente cosa. Prevede che questo virus, che come vi spiegherà bene un milione di volte meglio di me, che sono soltanto uno psichiatra forense e un medico legale, che pure ha 40 anni di esperienza ospedaliera, quindi non è del tutto ignaro rispetto a che ha fatto anche parte di direzioni sanitarie, non è del tutto ignaro rispetto a che cos'è un'infezione ospedaliera o un quadro di tipo virologico o batteriologico, ma quello che è veramente importante capire è che questa finta pandemia, nella quale, secondo qualcuno, neppure i decantatissimi tamponi che dovrebbero essere la dimostrazione di alcunché e che erano stati prodotti soltanto per finalità di ricerca, nessuno ha patentato i famosi tamponi di Zaia o di quell'altro, come diamine si chiama, quello che ne vuole fare quattro Crisanti, 400.000 al giorno, che vorrebbe dire 4 miliardi di euro solo in tamponi in un anno, cioè una finanziaria. Ma questo si spiega soltanto con i rapporti di alcuni personaggi con la grande Big Farm, con la farmindustria, in particolare con alcuni segmenti che hanno puntato su una farmacologia un po' debole, che non ha inventato grandi rimedi per le grandi malattie e che quindi deve puntare sui vaccini. Certo, farmaci come l'idrossiclorochina, che a detta del più grande scienziato rispetto al suo impact index in materia microbiologica di medicina tropicale, il professor Raut, l'idrossiclorochina rompe le uova nel paniere perché inibendo probabilmente la replicazione di questo virus, il Covid, che è un virus che, come ha spiegato bene il professor Montagnier, Professore, c'è? vediamo, ecco, professor. Il professor Montagnier, che io conosco personalmente e che ha vinto il premio Nobel per la genetica virologica, ha spiegato che il virus del coronavirus è un virus in cui è stato ibridato in modo chimerico il virus, un virus del raffreddore fondamentalmente, neanche dell'influenza, il coronavirus con il virus dell'HIV. Questo è stato fatto in un laboratorio, quello di Wuhan, costruito dai francesi e dai servizi segreti francesi e quindi Montagnier lo conosce bene, che a un certo punto ne sono scappati per La la grande. interrompo un attimo. Quindi, da dove viene? Le faccio questa prima domanda a lei e poi passiamo al professor Tarro per il libro. Da dove viene, secondo lei, questo COVID-SARS-19? Viene da uno spippolamento tra un virus fondamentalmente del raffreddore, perché di questo si tratta, e il virus dell'HIV, che sono stati ibridati, perché i cinesi amano giocherellare con questa faccenda. Alcune volte lo fanno per ragioni militari, guerre batteriologiche, altre volte in questo caso forse lo facevano sperando di trovare un vaccino per l'HIV, ma vaccini per l'HIV non ne sono stati trovati e non ne saranno trovati mai, perché siccome i virus a RNA non danno immunità permanente, come il professor Taro vi spiegherà bene, l'idea stessa di un vaccino per il Covid è un non senso. E questo, pur avendoci provato anche le grandi finanziarie come quelle di Bill Gates, oggi, avendo capito che
tanto per gli effetti collaterali del vaccino AstraZeneca, su cui l'Italia ha già investito 180 milioni di euro, l'Europa 900 milioni, sia ben chiaro, e che, come si è visto, produce mieliti trasversi o altri problemi, ma in ogni caso non darà alcuna immunità. Può darsi che riescano a infilarci nel culo un po' di acqua sporca dicendo che è il vaccino, ma questo non produrrà nessuna immunità neanche per questo virus del raffreddore, capite? Tra l'altro, dove conoscono bene questo virus, in Cina, cioè a Wuhan, non c'è alcuna emergenza sanitaria. Cioè, abbiamo visto questa settimana. Oggi sì, a Wuhan le discoteche sono aperte, quindi evidentemente i cinesi, che non hanno fatto nessun vaccino, sanno semplicemente una cosa che già sapevano i servizi segreti israeliani, perché ne parlò durante il pieno lockdown un generale in pensione del Mossad, poi messo a tacere, non so se l'abbiano ucciso, e che disse che questi virus chimerici prodotti in laboratorio tendono ad avere un'efficacia di penetranza contagiosa e una qualche significatività clinica per 70-80 giorni, che è giusto il tempo nel quale ci sono stati pochi casi di soggetti defedati, diabetici, ipertesi, che prendevano le terapie con gli ACE inibitori, cioè i farmaci della coagulazione, e che hanno avuto quelle sindromi di coagulazione basale disseminata che avrebbero potuto essere bloccate semplicemente con dei cortisonici e con delle parine a basso dosaggio e non intubando la gente che moriva con una CID, come qualunque medico. Abbiamo detto adesso, esatto. Grazie, e allora poi vi dirò un'altra cosa, senza essere dei grandi professori come Tarro o dei poveri medici legali e psichiatri universitari come me, anche uno studente che abbia dato il terzo anno, già dato il terzo anno di medicina e abbia dato l'esame di microbiologia, sa bene che i virus a RNA non danno immunità permanente, non fosse altro che mutano continuamente. E questa è la ragione per il quale il raffreddore ci può venire diverse volte in un anno. E la ragione per i quali i virus dell'influenza, che sono inefficaci per il 60-70%. Quindi anche lei pensa che non c'è nessun complottismo, ma che ci hanno davvero ingannato, giusto? Ma è un inganno assoluto, un inganno ben costruito peraltro, ben gestito e tuttora ben gestito. Perché oggi quel nerd masturbatorio di Bill Gates ha dichiarato che l'epidemia durerà 2 anni nei suoi calcoli. Il ministro Speranza ha detto che dura... Il termine adatto per definirlo. È un nerd masturbatore, evidentemente. Basta guardarlo nella fisionomica lombrosiana. Ma non solo, ma poi... Allora, Bill Gates ha detto che durerà 2 anni. Il ministro Speranza ha detto che durerà fino alla primavera. I cinesi dicono che è finito del tutto. Insomma, voi capite che siamo alla farsa. Non si capisce niente. Ma no, si capisce benissimo tutto invece, purtroppo, si capisce tutto benissimo e si capisce che siamo di fronte a un colossale imbroglio in cui l'unica cosa veramente incomprensibile è come siano riusciti a realizzare un disegno che Göring e Goebbels a Norimberga hanno spiegato bene. Quando interrogati dai giudici militari americani chiesero a Göring e a Goebbels come erano riusciti a piegare un popolo di milioni di uomini al nazismo, dissero: molto semplice, abbiamo utilizzato la pulsione elementare degli esseri umani, che è la paura. E quindi, utilizzando la paura, utilizzando la disinformazione, utilizzando il monopolio della finanza che questo mondo ha, utilizzando il monopolio del mainstream che questo mondo ha, utilizzando il monopolio della magistratura che questo mondo ha, ci hanno piegati. Ma io vi dico una cosa, ci piegheranno anche domani, nonostante il vostro eroismo, nonostante il nostro coraggio, nonostante il fatto di avere torto, perché ahimè i meccanismi di questa infopandemia sono costruiti talmente bene che neppure la verità li potrà piegare, per una ragione psicologica, qui mi calo nel mio mestiere di psichiatra, che è stata ben spiegata da Mark Twain, che dice: quando voi avete convinto un essere umano di una menzogna e di una balla, convincerlo che è stato convinto con una menzogna è molto più difficile che convincerlo con una menzogna. Cioè, quando la gente ha creduto una volta una balla, non si lascia convincere che sia stata una balla. Questo, per un meccanismo che si chiama dissonanza cognitiva, rende la controinformazione molto più difficile dell'informazione menzognera. Allora probabilmente la controinformazione in questo caso dovrà passare attraverso delle false informazioni, non so, dire che le mascherine portano sfortuna o qualche altra cosa ridicola, ma il problema è che la gente non si lascia convincere dalla ragione,
soprattutto certo. quando il mainstream è dall'altra parte, e soprattutto quando sento, e qui mi assumo la responsabilità che ciò che dico, anche se sono ancora un collaboratore di Mediaset, un uomo che, di cui ho avuto grande stima, che Silvio Berlusconi, e che ha avuto cancro, esatto. trapianti dell'aorta, malattie mortali, dire che dopo 9 giorni di ricovero per quella che doveva essere una polmonite bilaterale ha avuto la più dura esperienza della sua vita. Ma se a 84 anni avesse avuto una polmonite bilaterale non saremmo qui a parlarne in questo modo, con tutto rispetto al professor Giangrini. Questa è la cruda verità delle cose. Allora io non vorrei che quelli che hanno buttato, non vorrei che quelli che hanno buttato giù il suo governo nel 2011 gli avessero fatto qualche telefonatina.